Buonasera ragazzi, bentrovati. Scusate al solito quei minuti di ritardo, grazie al tipo che mi ha spostato. Altre cose. No, sul coso, sul player di YouTube, vabbè, ce la facciamo. Sul player di Twitch, che c'è ovviamente un pochino di delay, c'è stato uno che ha spostato ban di prepotenza. E niente, ci siamo. Buonasera Xanx, bentrovato. Ci siamo ragazzi. Oggi finiamo. Fare molte file di roulette perché poi ci sarà la road 100% su 100%. Però oggi finiamo, spero, incrociamo le dita. Final Fantasy XII è un percorso durato tante live, tante, tantissime live. Vabbè, ma è un Final Fantasy, noi non ci lamentiamo. Buonasera, Vale, bentrovato. Dai, finiamo la storia principale, esatto. Quindi noi che cosa dobbiamo fare? Senza bando alle ciance e ciancio alle bande, anzi, prima di cominciare, vi chiedo scusa per non aver ricaricato ancora la scorsa live su YouTube. In realtà è pronta, devo solamente pubblicarla. Perché quando ho fatto tutta quanta la cosa, ancora era in elaborazione SD e quindi non mi ha fatto fare tutte quante le impostazioni. Poi lavorando me lo sono andato dimenticando, quindi lunedì la trovate e questa la trovate giovedì. Per il resto andiamo avanti. No, voli privati, sì. Perfetto. Vediamo la torina. Sì, è lei. Sì. Ragazzi miei. È tempo. È tempo. Sono emozionato. Poi per la road 100% come vuole fare. E allora, ancora non ci ho studiato nel vero senso della parola su come la faremo. Sicuramente per quanto riguarda una delle prime live che faremo è andare un pochino a caccia. Finiamo le cacce, ci togliamo sto dente e poi andiamo a fare piano piano i boss più forti. Io mi ricordo ancora quello nel cosa di Soken, non mi ricordo il tempo. Che aveva tutte quelle cazzo di barre HP, che era qualcosa di estremamente debilitante. Quello lo faremo probabilmente per ultimo, però andremo a completare le cacce, a completare il bestiario, a completare quelli che sono il covo degli avo pirati, quei cosini che ti spuntano in base a degli achievement che hai, e completeremo anche quello. E poi finito il boss finale inteso come quello più forte del gioco, Omega, Weapon, non so che cos'altro ci sia, potremmo dire ciao a Final Fantasy XII. Ma bando alle ciance e ciancio alle bande per davvero, adesso andiamo alla Bahamut. Se parti per la Bahamut sarà impossibile tornare indietro. Prosegui. Sì, non possiamo salvare ragazzi, eh? Se c'è game over c'è game over, eh. Buonasera Shibus, ben trovato. Ci siamo. Lo stiamo finendo. La banastra. No, non era la banastra, non mi sembra almeno. Ah no, sì, era la banastra, perdonatemi. Con quelle cose rosse mi stavo facendo trarre in inganno con le costruzioni rosse, perché mi ricordo che le costruzioni rosse sono da Arcades. ありふれた話だ。発射処刑、排斥完了。照準よし。制御面解放。浜崎臨海指揮および補給問題なし。おやめください。彼らは降伏したんです。せめてもの手向けだ。あの世からも見えるだろう。なあ、ベーネス。射撃準備完了。兄上、
撃て。Se mi toccano l'arsa io grido, ragazzi, ve lo dico, eh. L'arsa è il best PG ever in questo gioco insieme a Baltiel. Tantissimo Xanx, da una porca miseria sì, porca miseria sì. Pezzo di merda. と知れば、反乱軍はこの戦いに全てをかける。それを正面から叩き潰す。ラバナスタの目の前でな。それでは人々が兄上を憎むだけです。許しても再び反乱を企む。僕はそうは思いません。手を取り合う未来を信じます。あなたは間違っている。ならば私を正す力を身につけるのだ。本艦正面に展開する艦営多数、反乱艦隊主力と認む。聞け、我らが築く歴史の第一歩である。各員その義務を果たし、反乱軍を殲滅せよ。アルケイディア万歳。アルケイディア万歳。殿下、皇帝射撃用意。従順アウトフィガロ準備よってある。エイジマスターベル諸君、生きて帰るぞ。Trovo conto che spunta anche Anakin Skywalker, eh? Bahamut ni nori utte, Rei wo tomemasu! Nani wo oshyaru? Mubou sugimasu! Denka no yakume wa sengo ni koso aru! Kono mama yaburetara, sengo mo nani mo nai deshou! Totsuniu no engo wo! Ikan, koutai nasai! Chitora no tomero! Matte kure! Matte kudasai! Lansa soridoro desu! Ore wo issho ni iku kara, anshin shite kudasai! ちゃんとアーシュを守るから。ラーサーだと？
Non ci posso credere. お二人にかけましょう。 Vanna, sei uno stronzo. Io pensavo che Lars avesse preso posizione, avesse preso una navicella e se ne fosse andato. Sei uno stronzo, va. Però è stato molto credibile, il doppio. ベインは要塞の発令所にいるはずだ。接近中それらしい構造物が見えた。この真上だな。敵をすべて倒す必要はないわ。ベイン一人を倒せば両軍の戦闘を止められるはず。とにかく上がっていけばいいんだろ。てっぺんでふんぞり返ってるベインを蹴落としてやろうぜ。 Sì, ma pensateci a Larsa, io voglio salvato Larsa, cioè io voglio che ritorna dal mondo dei morti, che poi tra il mondo dei morti non si è visto, scusate, ho premuto la pausa, nel frattempo gli faccio fare tutto quello che devono fare. Garbrandt, deve tornare Garbrandt, in qualche modo deve redimersi dallo stronzo che è stato e salvare Larsa. Io pretendo che succeda una cosa del genere. Lo pretendo. Ah, fantastico! Quindi non c'è una mappa qua dentro. Non c'è esattamente una mappa. Allora, va bene, intanto prendiamo questa. Materia oscura, pezzo di materia oscura. Va bene. Scanner l'ha già fatta automaticamente. Qui. E andiamo da questa. Paratia 3. Ciao amico. Ciao amici. Ciao amici. Un colpo e via. Ciao. E sono scassoni, eh. Siamo noi che siamo belli forti, belli intostati. E comunque sia, anche è un po' paro culo, mi piace troppo. Per morire. Ok, chi è che sta rompendo le balle qua dietro? Ah, un cagnolo! Ciao, cagnolo! Ovviamente non mi fa vedere un cacchio, quindi siamo perfettamente perfetti in questo momento. Sì, ma io voglio esplorarlo tutto sto posto, così che senza una mappa io mi confondo. Non penso che questi siano nemici nuovi, perché se effettivamente non si può tornare indietro non penso che mettano nemici nuovi che non puoi registrare, perché giustamente non potendo tornare indietro non li puoi registrare. Ma sono infiniti, immagino loro.
penso che loro siano infiniti a questo punto. Amico Reddas, mi manchi. Premete F per Reddas, amico mio. Poverello. Oh. Ecco, so. Scheggia bulla. Bulla scheggia, scheggia bulla. Paghiamo rispetto per Reddas, ragazzi, che veramente è un eroe. Allora, io credo di essermi già persa. Nel senso, questo è dove eravamo prima, immagino, anche se mi sembra un po' diverso. Però andiamo, faccio un attimino il giro, vi devo raccapezzare, ragazzi. Datemi un attimo di tempo. No, ce la possiamo farci. Cane. Cane. Non mi avrete mai vivo, cani! The big citation. Allora, qua è dove siamo, da dove siamo entrati. Dovrebbe essere la paradia 3. No, vabbè, sì, la paradia 2. Ok, è come il cristallo. È come il cristallo. Allora, ci sono, eh. È come il cristallo. Quindi se questa è la paradia... vabbè. Noi ovviamente non possiamo andare via. Però qua ci sono stato per davvero. C'è la scheggia stega. No, sempre paradia 2. No, non sto capendo dove sto andando, ragazzi. Andrò al centro sto giro. Ah, dietro al culo proprio, direttamente. Forse è più semplice di quello che mi aspetti. Anche perché veramente non c'è niente, è vuoto sto posto. Quindi è proprio un road to vai ad ammazzare Vayne, perché sennò... Ok, andiamo. Amico? Amico fraterno? Ok. Rod, tu andiamo ad ammazzare Vayne, va? Ah, praticamente è tutto a giro. Ok, ora ho capito, è tutto quanto a giro. Per questo erano tutti uguali.海軍は前線してるわ。私たちもしくじれないわね。大丈夫。俺たちが勝ってアーシャは女王様だ。女王様か。でもなったらなったで大変そうだな。その時は女王を誘拐して名を上げたい空賊の出番さ。アーシャなら自力で逃げ切ってみせるだろう。
そこまで強いと思っているの？別に強くなくったってさ、一緒に来たし、一緒に行くんだ。Mi dispiace, Van, no love story for you. Sei stato friendzonnato già da un pezzo. Ok. Allora, facciamo il giro, giro tondo. Quanto è bello il mondo. Ehi, che cosa sono? Sì, ma sono nemici diversi. Non è che me li registra sti cose, aspettate. No, non me li registro, ok. Giustamente, perché appunto, come dicevo... E Fran, beh. Ma possiamo parlare dopo che non siamo morti. Esatto. El Moruk. Beh, questi qua non me li sta registrando, perché giustamente nel diario non me li può registrare, perché è una zona fra virgolette a sé stante. Quindi qualsiasi nemico, anche diverso, qui dentro non avrà la sua pagina di bestiario, perché non si possono effettivamente farmare. Quindi ok. Terminerete, no? Ok. Ok, sì, quindi è come immaginavo io, è tutto quanto a giro. Ci sono ogni giro, ci sarà Paratia 1, 2, 3, 4, quindi le varie porte a giro, che hanno sempre la cosa centrale che porta direttamente qui. Ok, molto chiaro, molto chiaro. La struttura la sto cominciando a comprendere. Nel frattempo che facciamo questo giro giro tondo, quanto è bello il mondo, un mazzo di viole, vediamo chi lo vuole la regina, entriamo, perché è tutto qua. Che cosa cacchio è successo? Ah, ok, c'è sto coso che sta venendo verso di noi. Lo killiamo. Ho comprato nel frattempo, così giusto per stops, aspettate, oggetti, lacrima di Kronos su Van. Ho comprato ieri, quindi al day one, il DLC di Animal Crossing chiamato Epion Paradise. Mi ha fatto tornare una voglia di giocare a quel cacchio di gioco che non avete idea. Non avete la più pallida idea di quanto voglio giocare nuovamente ad Animal Crossing. Ma sarà un altro giorno. Lacrima di Kronos. Mi piace Kronos, un po' alla francese. Con la scatarrata finale. Perché se vabbè, ammazziamo. Così. Vogliono morire. E quindi ragazzi, decidiamo qui nel frattempo che qua stiamo ammazzando allegramente questa bella gente. Pennello livello 59, fantastico. Che cosa vogliamo fare dopo Final Fantasy XII? Nel senso che sapete che faremo il 100%, quindi quello non vi deve frastornare, comunque sia sarà fatto. Ma vorrei riservare al 100% una live di, fra molte file di virgolette, di minore importanza, ovvero una live magari che possiamo fare non subito ma un venerdì sera, come facevamo il DLC di Fire Emblem, e passare poi a fare qualche altra cosa nel frattempo. Ora, io ho diversi titoli che potrei portarvi. Come vi ho detto e non vi ho mai nascosto, Nioh, The World End With You, l'ho completato, l'ho effettivamente completato, sto facendo il 100%, devo prendere tutti quanti i report, quindi sarebbe non una blind run, ve lo potrei portare per farvi vedere la storia, e nel frattempo sarebbe
un mio completismo, quindi sarà giocato in maniera da completista, non da blind, appunto. E questo potrebbe essere un titolo, perché è molto bello. Mi dispiace non potervi portare il primo, perché il primo è ingiocabile con i Joy-Con, però è ingiocabile. Noi dobbiamo fare anche la nostra run su tre case, esatto. Quella però è una run che dobbiamo fare in concomitanza con quella delle aquile nere su YouTube, e ancora non ho potuto registrare. Una al giorno, ragazzi, vi giuro. Sembra una stupidata, ma sta un po' tranquilla. Una al giorno, quindi un attimo di serenità, ovviamente le faremo. Se lei permette di salire fino al livello superiore della piattaforma centrale, azionosci. E quindi potrebbe essere questa. Ora poi facciamo un recap, aspettate, eh? Che cosa ca... Gabrant. Sì. Ore wa Judge Master da. Ima wa norainu douzen da ga na. 故郷を滅ぼした帝国に尻尾を振って仕えた報いだ。やめろ。それ以上自分を貶めるな。騒ぎなりがわかる。なぜだ。ランディスも誰も貴様を守れなかった貴様が今のうち自分を見失わずにいられるのはなぜだ。俺には守るべき人がいた。それだけだ。お前がここにいるのもラーサを守りたい一心ではないのか。 だい。俺は全てを奪われた。故郷を捨てた貴様を許せん。残る思いはそれだけだ。No, dai。俺の問いに答えるのか。兄としての務めだろ。だい、però。ガーブランテ、che palle。 A balarsi invece di metterti lì con tuo fratello. Ma tu hai lasciato Landis. Ma vaffanculo, dai. Scusate. È un momento di sfogo, perché non è possibile. Su, via. Aspettavo, equipaggiamo il polsino del ladro. Stupido. Cazzo, sei stupido. Dire qui perché? Vabbè, penso che non abbia più niente, però per scrupolo facciamo un'altra volta lui. Non possiede niente, perfetto. Equipaggia la mitena di Genji. Ringraziamo sempre il nostro Ganesh per queste bei cose. Gabrant, ce la facciamo anche senza Bash. Non vorrei dirtelo, ma ti stiamo menando duro. Ti sei... wow, ti sei curato. Ok. Cioè, guarda, non gli faccio fare manco gli MP ad Ash, guarda, non te lo meriti che io curi Ash. Non te lo meriti che io curi Ash, mi dispiace. È finita. Noah.
その名で呼ばれる資格はもうない。生きて償うんだな。Posso parlare con te? No, perché non mi fai parlare con lui? Devi proteggere Larsa, cazzo! Alzati! Alzati, vai da Larsa! Larsa è in pericolo! Non mi ascolta. Non mi ascolta, ragazzi. Ascolta, usiamo un grande etere su Ash. Sì, sono overpowered, è vero, Xanx. Ma il fatto di essere overpowered... alzati Lazzaro e cammina, esatto, Shibus. Non lo vedo come un difetto, nel senso, noi siamo overpowered perché abbiamo fatto molte cose secondarie, perché io mi sono fermata, io mi sono andata a cacciare i mostri, quindi ci vado serena. Usa Aspir su... Ah, hai ragione. Aspir su... Pare che è magia verde, sì. Tanto lui non li utilizza, hai ragione. Asce? Ma è scema, ha fatto Ast! Aspettate. Ecco. Scusate, è scema. Se è scema, è scema, non ci posso fare niente. Magia verde. Bam. Ash dice no, esatto. Quindi siamo arrivati. E ora dove cazzo non la dobbiamo andare? Ok. Antima. E quindi stavo dicendo, non lo vedo come un difetto essere overpowered, eh? Perché appunto non è stata fatta nessun tipo di magagna, proprio per dire, di virgolette. Non è che sono arrivata qui per dire, ah ok, ora mi livello fino al livello 70, così io arrivo qua e spacco tutto. Semplicemente abbiamo fatto tante cose secondarie, hanno livellato anche abbastanza bene, sono stata brava anche io, me lo merito un pochino di... come dire, di lodarmi da questo punto di vista, perché comunque puoi pure prenderli tutti se ti va, poi Van se li recupera combattendo. Sì, infatti, ma penso che farò questa cosa, nel senso che metterò ad Ash che una volta magari che finisce gli MP Aspir direttamente su Van, tanto lui già li ha ripresi tutti. Allora, io penso di dover andare in uno di questi qua, perché tanto il centro non ci si può andare, quindi saliamo. Hai finito tutte le taglie? No, ci sono ancora delle cose da fare, per ora stiamo finendo il plot principale, poi faremo ovviamente delle live di completismo, quindi finiremo le cacce, finiremo tutto quello che c'è da finire, faremo caccia ai nemici segreti e tutto, eccetera eccetera eccetera. Sia lui che Bash sono gli unici che non li usano. No, Bash invece li usa perché ha messo le magie, gli ho messo che se un nemico è debole a qualche magia, lui usa la magia, quindi sì, ma fino a una certa. Ecco, allora Ash recupera sto cacchio di MP. Ok, Ash. Amico mio, siete troppi, quanti ne state arrivando? Vabbè.
Leggo ricercato di classe X. Bene. E voglio sentire la sua reazione quando lo vedrà. Chi è il ricercato di classe X? Montblanc stesso? Comunque non mi... Ah, forse aspettate. Sono una stupida. Sono tornati indietro. Non l'hanno azionato quando abbiamo combattuto contro l'amico Fritz. Contro Noah. Non l'abbiamo azionato quel cacchio di ascensore. Andiamo all'ascensore. Velocizzo. Lestamente lesto, è un'abilità. Vabbè, sonno, cose. Vabbè. Mi ha fatto raid. Ti posso dire solo questo di lui, che cosa mi puoi dire? Madonna, che palle! Quanti siete? Zio buono. Che è di classe X, ok, vabbè. Lo vedremo. Dai, va. Bene. Bene. Imo. Appunto, non l'avevamo attaccata sta cosa. Azione, ascensore. Ora l'abbiamo attaccata. Ora stiamo andando in un altro posto, prima no. Ok. Dio. Vaga Bahamuto e yōkoso, Ashedenka. Ozoku ni fusawashii demukai ga okureta hirei o wabiyō. Sono quella che ti farà il culo, Vane. そんな女に国は背負えんな。ダルマスカは諦めたまえ。見ておけ、ラーサ。君主たる者として
力なき身の苦しみを胸に刻め。嫌です。僕は、私は無力だとしても諦めはしません。頼むしいな。Gabrant salva Larsa immediatamente. Aspetta un attimo. Un secondo. Ok. Prima cosa, ruba. Così. Per capire che cosa c'è sto stronzo. Non possiede niente. Bene. Mi sta bene. Non ha niente. Alza le mani, Simo, prendi la mia energia. Esatto. Non c'è niente. E questo mi rende molto felice. Vitena di Genji. Ragazzi. A voi, apritegli il culo. Ah, ma combatte con mani e piedi, ma che cosa vuole essere? Lasso, stai lontano, ti prego, ti scongiuro. Shokun no shi o motte hanran wa shuketsu shi, Darumasuka no chitsujo ga kaifuku suru. 無力なる者どもが企てた反乱による無益な犠牲にこの手で終止符を打とう。Lasciami stare a Larsa. Dio! Mi dispiace per Ash, però vabbè, vediamo se Ash può farlo su coso. お前はもう死んでいる。ワンパンチ、え、lui、però con i capelli。sì、vabbè、la distorsione temporale per un pugno、dai。amico mio。ho capito、sì、ma。ok。ma non è finita qua。Come ogni boss di Final Fantasy succederà qualcosa. Ora si unisce a Venat, secondo me, in qualche modo. Larsa, no. Cazzo. Che sta succedendo? Sta esplodendo. È la Hulk. Dio buono quanto sei brutto però, eh. してくれた力だ。
Mamma mia che sei brutto, Cristo Santo. Gavras, Rasa o mamore. Kore kara koko wa jigoku ni kawaru. さあ、様をお守りする。野良犬が死をもって償え。そのつもりだ。 Madonna, ma quanto sei brutto! Ma quanto è brutto, Dio santo! Lasciatemi stare all'assa! Io non penso che abbia qualcosa, giusto? Non possiede niente, vabbè. Dobbiamo provare. Dai, Van, recupera di MP che qua abbiamo bisogno di Ash. Sta combinando sto coro. Fuori dalla mia era. Vane spacca. Nonno Vane. Surplex, Surplex divina, spadab. Ok, scusate. Wow, mi hai tolto 800, Vane. Non sei fantasticamente felice di questa cosa? Gli attacchi magici diventano inefficaci. Non sei felice che io uso solamente attacchi fisici, Vane? Amico mio, Vane. Che fai? Ci crepi? Ash, visto che ci sei, ma così, una magia verde. Sei stronzo. Allora sei stronzo. Ah, ecco, ma basta, aspetta. Un Aspir, per esempio, su Van, così, che ha 174 MP, no? L'ha fatto? No, perché è scema. Perché è testa di cacchio, per niente? Fai sto cazzo di Aspir? No, perfetto. Ragazzi, lo state vedendo Vane? Guarda, fai il figo per l'ultima volta nella sua vita, dai. Fai il figo per l'ultima volta nella tua vita. Fai un'altra suplex divina. Ah no, sta facendo una sorta di spada di luce. Ok, Vane. Ma che bravo, mi hai tolto 2000 finalmente. Terza fase? これが償いだ。許さんぞ。ガブラス。
Oh no. Grande Larsa! Non ho capito. Non l'hai infilzato, scusa. E lo lasci lì, è morto? E sono spade Family Friendly, mi uccide. I suoi bicipiti hanno i bicipiti. Effettivamente sì. Vein spacca, come diceva Sans. Ma quindi c'è una terza fase. Si è fuso effettivamente con quella merda. Immaginavo, era abbastanza scontato. Eh sì, vabbè. Belle cosce, devo dire. Altre due cose, no? Scusatemi, manca qualcosa. Vogliamo aggiungerci qualche cannone qua, qualche spada laser.
E vabbè, non penso abbia nulla, ma sempre per il sì e per il no. A Imperitus si chiama, ora non si chiama più Bane, Bane è morto. Ha qualcosa, perché per detto non hai rubato niente. Quindi tu hai qualcosa, merda. E io l'avrò. Da bravo ladruncolo! Gli vuoi rubare qualcosa? Cristo Dio! Non ho rubato niente. Continuo a non rubare niente, ragazzi. Tra altre cose vorrei farvi notare che non ha la barra degli HP. Info bersaglio, tu non puoi sapere quanto c'è. Vorrei farvi notare questa cosa. Gli rubi sta cazzo di cosa? Xanx, che cosa ha? È qualcosa che vale la pena rubare? Si chiama Imperitus il boss, ma lo puoi chiamare Mecha Bane. Esatto. Ha qualcosa di interessante che gli debba rubare? Da giustificarmi il continuare a rubare? O attacco full burst? Oh, un pezzo di materia oscura. Tutto questo per un pezzo di materia oscura. Tutto sto gran burdello. Vai Gortango. Allora, aspetta. Verde, aspira. Van, fammi ciuffare i tuoi mups. Scusa, sì, l'ho appena rubata. Non so se ce la porteremo in saccoccia. Meno male. Guarda quanto è incazzato Van. Van è proprio incazzatissimo. Van è l'incazzo, guarda. Bandi di secondo me fa, sono incazzato, sbadabocco. Magifugo. Gli attacchi mamma. Tranquillo, non ne usiamo attacchi magici. Tranquillo, amico Vein. Bene. Riusciremo, ce la facciamo. Sto coso che gira mi dà un fastidio però. Ah, gli attacchi fisici o no? Vabbè. Sì, ma bene, basta, va. Basta. Basta, va. Qua dobbiamo completare un gioco. Eh sì, madonna. Per ora spada giga flare. Ah, si sta dando delle arie adesso, Rain, eh? Si sta dando un po' delle arie. Yeah.
Sì, ma finirà prima o poi sto scudo. Sto scudo finirà prima o poi. Guarda che bella cosa, guarda che bella cosa. Una giornata di sole. Oh, ci sbrighiamo. Ho un chocobo volante, adesso sono un pochino più felice. Sto giocando a Final Fantasy XIV. I chocobo volanti. Finalmente picchiamo, picchia, picchia, picchia. E dai, fo. Oh, morto. どうだ、飛べそうか。グロスやエンジンに燃料がいってないわ。くそ、バン、回ってくれ。エンジンルームを見てくる。オッケー。フラン、来い。見て、バハムートのグロスやリングが止まる。バン、シュトバールのグロスやリングが回転し始めたらすぐに発進だ。教えた通りにやれ。お前なら飛べる。わかった。パンネロ、バハムートの低い席の干渉に気をつけて、あなたがシトラールの感情をコントロールするの。うん、やってみる。バッシュ、ラザー様を頼む。今ソリドールが滅びれば、帝国は崩壊し、戦火は内戦へと広がる。分かっている。ラザー様。最後の希望だ。あ、出力が戻った。バン、行ける。よし、行くぞ。みんな捕まって。か、
か、シュトラールです。シュトラールがバハムートから離れました。そうか、出てきたか。よし、バハムートは落ちた。これが最後の戦いだ。一気にジャッジどもを殲滅するぞ。主砲アレキサンダーへ向けろ。攻撃を停止せよ。私はジャッジマスターガブラス。繰り返す、アルケイリア軍全艦に集め、攻撃を停止せよ。戦いはもう終わりだ。我が軍はダルマスカ王国のアーシバナルガン・ダルマスカ王女と停戦を合意した。我が名はラーサー・ファルナス・ソリドール。兄ベイン名誉の戦死をされた。今艦隊は我が指揮下となる。閣下、いかがいたしますか。私はアーシェ・ダルマスカです。アーシェ様、ご無事であったか。ジャッジマスター・ガブラス、そしてラーサー・ソリドールの話は本当です。お願いです、戦闘をやめてください。戦いは終わりました。私たちはもう自由です。つなげ。アルティディア軍ダルマスカ方面第12艦隊機関アレキサンダー。艦長のジャッジ・ザルガバースだ。我々はこれよりラバナサへのバハムート落下を阻止すべく、バハムートへの特攻を確保する。何？このままでは魔法障壁が持たない。そうなればラバナサは全滅する。機関隊は衝突によってバラバラになったアレキサンダーの破片をさらに攻撃してくれ。なかなか命を粗末にするのは早い。Lo sapevo. Sono rimasti loro sulla Bahamut. Te dove ni irunda? Yo va. うまく脱出できたみたいだな。シュトラールはいい飛空艇だろう。何をするつもりだ、アルフレア。おっさん、アレキサンダーのバカジャッジを止めてくれる？俺が一生懸命クロスエアリングを修理してるんだ。もうちょいだから特攻なんてバカなまで済んのくれ。あなた一体何をしているか分かっているの？王女様、心配ご無用だ。俺を誰だと思ってる？この物語の主人公だぜ。主人公は絶対に死なないのさ。Quanto è grosso! È veramente figo lui. Yatta ze! Ora, cross air ring ni dōryoku mawase. No! Seiwa no kakari yatsu da. Onegai, Barufreya! Hayaku Bahamuto o dashutsu shite! Dirmi che muore Baltel e Fran. No, no, no. È uno scherzo, dai, si salvano loro due. Stanno prendendo per il culo. No, non è possibile.
perché è fine del gioco, obiettivamente. Noi siamo a Dalmasca. Guarda, Penelo? È Penelo? Sì, è Penelo, è cresciuta bene Penelo, raga. Cresciuta molto bene. Molto molto bene, tra le altre cose. Con chi se la fa? Con Larsa? Larsa sarà diventato un gnoccone di quelli proprio allucinanti. Ash, va bene, sempre la stessa. Io spero che non mi straicano il video, eh. Bash. Aspetta, Ash è un debole per Bash, scusatemi. No. Lasa-sama, mamutte kure. Shinpai suru na. Gabarasu. Darumasuka no tame demo aru. Sore wo kite, anshin shita. Vabbè, si vedeva che comunque Larsa aveva uno speciale rapporto con Penelo. Cioè, era abbastanza palese già dall'inizio. Ha cercato di proteggerla in qualche modo. Te l'ha rubato, dai. L'ha rubata Valkel, dai. Dai, è stato lui. Esatto, grandi, grandissimi. Ha realizzato il suo sogno di diventare avio pirata, probabilmente. Le variante piccole o piccole vi era con Fran. Non poteva morire, Fran e Baltiel non potevano morire. Obiettivamente, sarebbe stato crudele nei confronti del giocatore farli morire in quella maniera così. E direi che abbiamo finito Final Fantasy XII, ragazzi. Sono felice di averlo fatto. Non mi aspettavo fosse così bello. Ha dei momenti un po', fra virgolette,
definirei morti di trama, ma questo ce l'hanno tutti i Final Fantasy. Diciamo che come considerazione finale posso dire che Final Fantasy XII è un Final Fantasy intanto di tutto rispetto, a discapito di quello che potevano dire tempo, perché Final Fantasy XII ha, tra virgolette, rotto un po' la classica barra TV. Ci siamo? Non impedito di cosa, se li sto guardando insieme a voi mentre vi sto parlando. Più belli questi artwork. Devo dire che è molto bello. È bello il fatto che, a differenza degli altri Final Fantasy, c'è una vera e propria storia d'amore. Ma quanto è bello il principe, dove abbia fatto quella brutta fine. Non c'è una vera e propria storia d'amore qua. Qua è tutto, fra virgolette, fantapolitica. Parliamoci chiarissimi. Poi facciano intendere nel finale un po' delle relazioni, no? Il fatto che Penelo continua a scrivere a Larsa, quindi può essere che la regina Ashe manda a dire che Bash gli manca. Ok, ci sono un po' di queste situazioni così. A Ban non gliene frega niente alla sua regina, quindi è felice così. Giustamente, come un bambino con il giocattolo, fantastico. Mi è piaciuto il riscatto di Gabrant, anche se lo sarei aspettato più forte. Cioè, è stato forte, tra virgolette, il combattimento tutto prima di salire e andare da Vayne. È stata bella la presa di posizione, però non lo so, mi è mancata un po' di pathos in quel momento. Forse lo volevo ancora più forte come cosa, visto che comunque l'hanno reso, tra virgolette, un personaggio centrale, anzi no, è un personaggio centrale, gli hanno dedicato anche la copertina Gabrant davanti. Gabrant nella copertina di Final Fantasy XII, quindi è importantissimo Gabrant in questo caso. Comunque sia, che cosa ne penso rispetto agli altri Final Fantasy? Bello ma. Le OST non tutte fantastiche, altre un po' meno. Questo ve l'ho detto anche durante il corso della run. Mi mancava quella OST da dire: oh mio Dio, sì, la sentirei. E dopo il Mati Freghi, esatto, Val. Guarda quanto sono belli. Dai, sono bellissimi loro due. Best coppia forever. Non c'è stata una OST che mi ha fatto dire: oh mio Dio, bellissima, me la sento 25.500 volte. Non c'è stata. Ce ne sono state alcune belle. Ho apprezzato tantissimo il rifacimento di quella di Clash on the Bridge, non mi pare che sia comunque una cosa simile, quella di perché è un rifacimento della storica di Gilgamesh su Final Fantasy V. Vado, questo se la fa con le ragazzine. Quello mi è mancato. In certi momenti l'avrei voluto un po' più pezzo Final Fantasy XII. Momenti che si è perso un po'. E questo mi dispiace, però è un Final Fantasy di tutto rispetto, non lo annovero tra i primi tre, questo ve lo dico a cuore aperto, perché i primi tre posti sono un po' invalicabili, però sono felice che sia finito così Larsa Vespig. Io ho amato Larsa dal primo momento in cui l'ho avuto. Astrotech Larsa, nel tempo bevo un attimo. Ecco, un'altra cosa che vi posso dire, mi ha fatto sorridere, c'è stato un momento di destabilizzazione nel finale, dice: oh mio Dio, ora piango, mi è morto Balti. Lì c'è stato, ma non ai livelli degli altri Final Fantasy. E per altri Final Fantasy, mi dispiace, io purtroppo faccio paragoni, forse sbaglio, perché comunque sono titoli fra molte fila di virgolette diversi, giusto?
però non ho avuto quella sensazione continua di tensione, di immersione nella storia. Ci sono stati momenti altissimi, come momenti un po' così, molto così. Quindi bellino, molto bellino, gli darei un 8,5 pieno, non 9, ma 8,5 pieno. Noi ora continueremo ovviamente le missioni secondarie, non oggi, io direi che oggi possiamo anche smettere qui. Oddio, che carino! E sì, Sid con Baltiel, vero? Che bellino Baltiel, guardalo quanto è cucciolo! I piccoli Baltiel. Allora Sid gli voleva bene a Baltiel, dai. In fondo, oltre alla follia cieca, c'era qualcosa. Ho dato un pugno al microfono. Diamoci questi artwork. Come ha detto il Bung Sans, le piccole viera crescono. E niente. Comunque vedrete quando faremo e se faremo dopo di questo il nostro carissimo Final Fantasy 10, capirete cosa intendo nell'essere dentro la storia ogni momento, anche nel momento di farming sei dentro la storia, anche nell'inizio del gioco, per quanto stupido, sei dentro la storia. Io speculo che queste sono le figlie di Fran e Baltiel, potrebbero essere, eh? Essere, chi lo sa? Potrebbero essere, però ovviamente non c'è dato sapere, sono speculazioni. Un po' come erano speculazioni per esempio su Final Fantasy VIII, che si diceva che Artemisia in realtà era, chi so io, senza spoiler per chi non ha giocato VIII, che era tornato indietro nel tempo. La vera domanda è solo una: perché siamo nel 9 di Chocobo a tempo? Perché non sono centrali Shibus, nel senso Chocobo era giusto per avere una meccanica in più, ma non aveva molto senso avere il Chocobo a tempo in realtà. Anche perché sei libero di scegliere se livellare o meno. Però hanno voluto mettere questa meccanica, ok, gliela sia buona. Carino il gioco dei Gambit, molto molto carino, molto meno la scacchiera. La scacchiera finisce molto presto, io l'ho finita prestissimo la scacchiera. Questo mi è un po' peccato. Non è fatta al 100%, giusto, perché ci sono quelle in più. Però lì per lì l'abbiamo finita abbastanza presto, quindi cioè, qua abbiamo una bella scritta fine, un applauso al finale di Final Fantasy XII, The Zodiac Age. Ora puoi ricominciare il gioco con un nuovo gioco Plus, puoi accedere a questa modalità solo da qui, cominci subito. Nuovo gioco Plus, che vuol dire che me lo dovrò iniziare da capo? Sans, io attendo te. Perché io non faccio il nuovo gioco Plus se me lo devo riniziare da capo. Cioè, che sia chiara la cosa. Aspettiamo risposta. Facci titolo, perfetto. Ottimo. Ragazzi miei, io intanto ricarico i dati, ovviamente. Ovviamente qua c'è l'autosalvataggio, ma noi abbiamo l'aerodromo, quindi torneremo all'aerodromo, giusto per salutarci. Non so se avete domande specifiche per quanto riguarda i miei pensieri sul gioco, se sono stata abbastanza esaustiva di tutto quello che poteva essere, cosa ne penso di una volta finito. E per il tizio che sempre che ci sposta. Ora, Super Boss è roba secondaria, esattamente. Allora,
parliamo un attimo, tanto possiamo stare fino a mezza. Vediamo un attimino di tier list personaggi. Ora questa la facciamo. Personaggi solo giocanti, quindi questi sei. Fammi sapere, Xanx, ti è piaciuto Van? Allora, Van sono un po' contrastante, nel senso che non è un brutto personaggio, è un ragazzino, perché è palese che sia un ragazzino, si comporta da ragazzino, quindi non gli puoi dare addosso più di tanto. Cioè, c'è chi lo adita bimbo minchia, ma è un ragazzino di 15 anni, cioè è normale che sia tutto il mondo è mio, fra virgolette. È un ragazzino di 15 anni che ha un sogno, che ha perso il fratello, ha perso la famiglia, e quindi gli si vuole bene lo stesso, anche se chiede a una donna mai 50 anni, e vabbè, sei scemo allora lì, però vabbè, potrei crescere meglio, Van. Ecco. Però... per il resto non è un brutto personaggio, non è annoverato tra i miei protagonisti, anche se qua il protagonista è Balti, l'ha detto lui, quindi non è annoverato fra i miei protagonisti preferiti, ma non è brutto come protagonista, praticamente. In generale, la tier list, allora, sarà difficile ricordarmi tutti, io te lo dico, Xanx, Allora, posso dirti che al primo posto... sono molto combattuta al primo posto, raga. Io sono molto combattuta al primo posto. Primo posto, vi metto un pari merito, non me ne vogliate. Valtiel e Larsa. Valtiel è un personaggio bellissimo, un paraculo di quelli proprio allucinanti, però ha motivo di esserlo. Ed è il personaggio del team meglio caratterizzato di tutti, per quanto mi riguarda. Larsa, vabbè, Larsa è un pezzo di cuore, ve l'ho detto, io mi sono innamorata di Larsa nel momento in cui ho capito i suoi pensieri. Larsa è il mass protect di questa edizione di Final Fantasy. Come secondo posto, secondo posto, Gabrant. Secondo posto per Gabrant, perché... per quanto stupido possa sembrare la sprabbia, alla fine ha fatto la cosa giusta. Ed è quello appunto che ha avuto quella spinta in più per fare quello che doveva fare. Poi direi subito dopo Bash, poi la ship preferita. No, in realtà no, perché Fran purtroppo soffre del fatto di essere uno di quei personaggi che parla poco e che quindi non ti arriva subito Fran come tipo di personaggio. Sicuramente è sopra Penelo, perché Penelo è un po' un cliché, ecco, chiamiamola un cliché. Ash dice, perché Ash non è in primissime posizioni? Perché Ash, c'è stato un momento in cui la stava odiando, perché stava facendo la vendetta. È un cartonato, esatto. Stava perseguendo la vendetta. Io mi devo vendicare. Oh mio Dio, amico mio, oh, cioè, il mio boy. Ora mi devo vendicare perché ho visto il mio boy. No, non mi è piaciuta per quello. Cioè, se non fosse stato Van, probabilmente Ash avrebbe continuato con la sua vendetta. Non so a che posto sono arrivata, già mi sono confusa. Comunque sia, inserirei anche il principe. Non mi sto ricordando purtroppo il nome, perdonatemi, perché mi viene Rex, ma Rex è il fratello di Van. Per quanto si sia visto poco, Giuliuzza, sono morti presto loro due, ma... ci sono stati comunque dei personaggi che hanno avuto un impatto per quel breve per quella breve cosa. Poi vabbè, così spaziamo molto, facciamo solamente di quelli che vedo qui. Parto dall'ultima posizione alla prima, quindi Penelo, Fran, Ash, Bash, Bash e Baltiel. Quindi in top 3 c'è Balti il primo, Bash secondo e Van terzo. I maschi, praticamente. I maschietti di questa edizione.
le femminucce hanno un po' peccato in questa edizione. E questo l'abbiamo fatto. Che cosa facciamo noi la prossima volta? Se, non ci, se ci avete altre domande, ovviamente scrivete, io vi rispondo tranquillamente. Nel frattempo, diario del Flandre, che cosa faremo? Vista dei ricercati, non so quanti ne mancano, dovremmo fare questa. E penso che ce ne siano altre, perché mi avete detto che c'è un ricercato di classe X, quindi dovremmo finire la lista dei ricercati, quindi la faremo. Dovremmo finire il covo degli avi pirati, quindi dovrò vedere che cosa manca. Sicuramente il King Behemoth, abbattendolo, ci sarà qualcosa qua dentro, io me lo sento. Quindi completeremo questo e completeremo il bestiario. Il bestiario che deve arrivare ovviamente alla barra completa là sotto, come vedete, ma non solo questo, deve arrivare che tutte le pagine dobbiamo avere. Cioè io queste cose così, 5 drago zombie, non le voglio vedere. Completare il bestiario. Dovrebbero esserci tagli speciali anche al bar di Balfoneim. Ok. Ora, in caso le andiamo a prendere subito, così tanto siamo a Balfoneim, quindi andiamo al bar che dovrebbe essere là sotto. Perfetto. Ci andiamo subito a prenderle, così poi salviamo con tutte le cacce speciali, i cercati speciali. Completismo, dannato completismo. Esatto. Esattamente. Io, come vi dicevo, riprendiamo il discorso che ho fatto all'inizio mentre stavamo girando in tondo dentro la Bahamut. Io ho tanti titoli da portarvi, ragazzi, che vorrei portarvi perché sono bellissimi, che ancora non ho giocato. mi piange il cuore in questo momento, perché ho tanti di quei giochi che vorrei fare che non avete idea. Io vorrei chiedere a voi cosa vi piace di più che vi porti. Però vi chiedo attualmente su due titoli. Quindi, io ho due titoli che vi posso portare abbastanza agilmente. E sono quelli che abbiamo già detto. O vi porto Neo, The World Ends With You. Vi do tre titoli, non due, ne do tre, dai, sono buono. Neo The World Ends With You. Neo The World Ends With You, l'ho già completato, lo vado a ripetere, è già totalmente completato, sono al completismo, quindi al... provo a parlare con tutti, ora parliamo con tutti, Shibus, grazie. Siamo al completismo, quindi la storia sarebbe non fare... cominciamo da capo nuova partita, ma sarebbe il mio prendere, andare indietro al capitolo 1, farvi vedere la storia, viverla nuovamente con voi, ma nel frattempo ogni capitolo fare il completismo. Ah, ma c'è un mostro da battere in modalità massima che mi deve droppare la pin, stiamo lì fino a quando non droppiamo la pin. Il primo è il male su Switch, l'ho visto un po' da Sabaku. Esatto, Xanx. Purtroppo The World Ends With You 1 non ve lo posso portare perché è impossibile farlo con i Joy-Con. Non ho la Switch modificata, non intendo modificarla per permettergli il stream direttamente nella modalità non docked. Quindi no. Se volete... farvi rinfrescarvi la memoria su quello che è The World Ends With You Final Remix, comunque collegato a Neo, vi consiglio di guardarvi l'anime. C'è l'anime, non è esattamente uguale al gioco, ma vi aiuterebbe a capire, a comprendere un po' la situazione generale. E questo è uno. L'altro titolo, mi sto dando la zappa sui piedi, ragazzi, ve lo dico, l'altro titolo infinito, perché sarà un titolo infinito, è il mio pezzo di cuore, Final Fantasy X. Final Fantasy X, che ovviamente nella sua versione rimasterizzata, Tsudeki Danei, io piango. Sappiate che quello è un pezzo di cuore che va fatto davvero con il cuore in mano. Ci mettiamo lì, cuori davanti agli schermi, e si va. Simo, non dovevi dirmelo, lo so, Xanx, però devo mettere ovviamente delle scelte. La terza scelta è aspettare un pochino di più, continuare un altro po' il sabato con il completismo di Final Fantasy XII
è lasciarmi il tempo di cominciare a registrare qualche parte di Fire Emblem con le Aquile Nere, per poter fare noi in concomitanza anche quello con i Blue Lions in live. A voi la scelta. Xanx vota per il completismo del 12. Vediamo gli altri che cosa dicono. Intanto parliamo con questi. La città non ha più il suo capo, ma per il commercio non è un problema, e in futuro saremo a vedere. Di recente faccio brutti sogni. Tu riesci a dormire bene? Forse dovrei andare dal medico. Come? Bahamut, mai sentita? È la fortezza aerea dell'impero? Preferisco altre mete turistiche. Qui veniva spesso un tipo, ma ultimamente non l'ho più visto. Era uno un po' particolare. Voleva eliminare il drago a Cherubi, ma dicono che ora combatta contro dei mulini. Non invidio il suo aiutante. Stai dando la caccia a un ricercato. Faresti meglio a cercare l'assassino di Reddas. Molto amato Reddas, eh? Tra poco salperemo di nuovo. Speriamo che al nostro ritorno la città sia sempre la stessa. Completismo del Fire, perché le cose noi le facciamo mal, cioè bene, esatto. Finisci Final Fantasy così poi lo archivi, dice Vale, quindi continuare il completismo anche per lui. Shibus, tu che cosa preferiresti, per esempio? Non è possibile, Reddas non c'è più, non è possibile, Reddas non c'è più. Non è possibile, Reddas non c'è più. Ah, questo è sempre quell'altro. Va bene. Amico mio, non potremo più brindare con Reddas, che tristezza. Ho parlato con la Viera, si capisce subito che è della foresta, ma ha detto di non poterci più tornare. Se hanno tempo per ubriacarsi, dovrebbero anche pensare a cosa ne sarà della città senza Reddas. Sono proprio degli incoscienti. Questo mondo è stupendo, tutto dipende dalla volontà degli uomini. Purtroppo nella mia terra questo non esiste. È stata a Fire Emblem. Ok, più che altro ora posso aiutarti tanto. Allora ragazzi, facciamo così. Io comunque lascerò aperta, fra virgolette, la votazione anche su YouTube. Quindi se i ragazzi, chiunque lo stia guardando, vuole vedere qualche altro titolo di questi tre che ho elencato, metta un commento, così io lo leggo e posso decidere in base a com'è il trend, diciamo. Per quanto riguarda gli spettatori di Twitch che mi seguono in live, il risponso è chiaro: continuare Final Fantasy XII con le missioni secondarie, quindi Road to Final Fantasy Road to 100% su Final Fantasy XII, e poi iniziare Fire Emblem. Capito. Vediamo un attimino qua che cosa c'è. Deinoras Geodrago superiore. Noi siamo i più veloci di Ivalice. Questa è, ma chi sarà il più forte? Vorrei proprio scoprirlo. Devo andare fino là sotto? Ricky, che palle però. Accettiamo questa missione. Più che altro, anche perché per fare tutto ti prende tanto tempo, così hai la possibilità di registrare più parti. Ok, allora vi ringrazio intanto per la comprensione, perché purtroppo non ho tempo di registrare sempre. Che veramente io torno a casa alle 8 di sera. Tempo che ceno, tempo che faccio, arrivo tipo morta, sepolta nella sedia, non riesco a fare altro. Purtroppo essendo un lavoro questo, ovviamente posso dedicare meno. Quindi cercherò di fare il possibile, ovviamente, per portarvi la cosa nel miglior modo possibile. Per raggiungere la Bahamut l'unica cosa da fare è usare l'aeronave. Contiamo su di voi, fatelo per Redda. Sì, ma mi dai la... volevi parlare di qualcosa? Ma perché? Facciamo la gara A e B in modo alternato, livello 4. Quante erano le gare qua? No, aspetta, devo fare così per forza. L'ho perso. A meno che lui non rallenta in qualche modo, ma io l'ho perso. E invece no, guarda Van il sorpasso. 100 mi sa, benissimo.
da vanno il sorpasso mai fatte, ma non ti servono. Ok, allora perfetto. Ma sei un fenomeno, hai vinto, ti prendo. Vabbè, si danno queste stronzatine. Allora, hai visto la bacheca, ti spiego di che cosa si tratta. È una cosa da niente, come il risaputo. Noi siamo i più veloci al mondo, ma vorremmo sapere chi è il più forte. Lo scopriremo vedendo chi abbatterà il più temibile dei mostri leggendari. Vuoi provare? Scommetto di sì. Però c'è un problema, non ho idea di dove possa essere. Comunque lo riconoscerai subito. Allora, accetti la sfida? Ma certo che sì! Dopo diventano impossibili al limite del Parkinson. Ok, le proverò, ma giusto per il flavor, così. Mi mancano le corde di Final Fantasy 9. Lo capisce quello che sto dicendo. Il più forte dei mostri è Deinoras. Non ho idea di dove si trovi, ma è fortissimo, non ti puoi sbagliare. E tu non hai idea cosa, ma io sì, io sono ineluttabile. Hai più maledetto. Ok, va bene, io direi che per il momento possiamo staccare, nel senso andiamo al salvo cristallo, però andiamo al salvo cristallo quello che ci può fare teletrasportare, perché se ci sono altre cose da poter prendere a Rabanastre e ad altre parti, le prendiamo tutte. E poi cominciamo le missioni la prossima volta. Tanto cominciamo con queste. Dovremmo andare anche a prendere quell'evocazione che non eravamo riusciti a battere, e penso che ora con uno scudo lo battiamo. Deinora, io conosco il più forte dei mostri, esatto, che è quello con le variate barre di vita, che dice: oh mio Dio, ce la faccio, ce la faccio, non ce la faccio, ce la faccio, non ce la faccio. Una guerra logorante, una battaglia logorante. Salviamo nuovamente all'aerodromo. Yes. Via della Brenta. Si muoverà. Ah, ok. Ho paura, ragazzi, ho paura. Quindi, io vi ringrazio per essere rimasti qui con me. Vi mando un abbraccio grandissimo. Abbiamo finito Final Fantasy 12, ragazzi, sono felice. Sono felice, felice, felice. Felice, felice, felice. Devo fare ancora il 100%, quindi ancora non è finito, ma sono felice. Ti dico solo una cosa, manderai a cagare qualcuno appena lo vedrai. Ah, ok. Ok, non mi spoilerò niente allora. Alla prossima, veramente un bacione grandissimo, mangiate tanto, passate un bel sabato, una bel fine settimana. E a sabato prossimo con Final Fantasy 12 Road to 100%. Ciao!